Allora, grazie intanto per essere venuti, grazie ad alcuni soci che già vedo collegati, quindi soci di Phronesis, grazie anche a tante altre persone che vedo che non conosciamo. Allora, io Buonasera. presento, buonasera, presento il presidente dell'associazione, Giorgio Giacometti, che stasera appunto ci illustrerà e ci spiegherà perché questa tappa per noi è importante, un ventennale per un'associazione di una professione antica e nuova nello stesso tempo, come ci spiegherà anche Giorgio. Allora io gli darei subito la parola, chiedendogli un attimo brevemente, chi conosce Giorgio sa che sa essere molto prolisso, quindi una storia breve, quindi un excursus breve della nostra associazione, quindi 20 anni in 2 minuti e mezzo. Va bene, grazie Norma. A mia volta presento, per chi non la conoscesse, Norma Romano, che è vicepresidente della nostra associazione. Siamo anche sposati, ma questo diciamo non è Non è rilevante, necessario. se non per un fatto, se vogliamo, no? Cioè che ci siamo conosciuti nell'ambito di questa associazione, entrambi essendo già professionisti in qualche modo, no? Riconosciuti. Quindi, ecco, altra notizia. Norma, come adesso sentirete, mi intervisterà. Come è immaginabile, abbiamo in parte concordato alcune domande, ma non tutte. Io sono veramente spaventato perché, conoscendo Norma, ho paura di quello che mi potrebbe chiedere, quindi non rispondo. La prima domanda era abbastanza, diciamo, invece più soft e mi chiedevi in due parole, presto. Beh, allora, molto brevemente, la consulenza filosofica come tale, per quanto riguarda la tradizione che Phronesis ha seguito, su cui si è innestata, e nasce in Germania, come qualcuno sa, a Bad Gladbach, presso Colonia, ad opera di Gerd Achenbach, no? Questo filosofo tedesco, intellettuale tedesco, che per la prima volta, io dico dopo 1000 anni o 2000 anni, decide di filosofare con le persone comuni. Beh, Achenbach è il maestro, no? Che ci guida e ci ha ispirato. Dopo di lui, altri, prima in Germania, e poi in Austria, Vittani, in Olanda, Hogendijk e altri, in Israele, Schoen Schuster, Rahn Lave, eccetera, negli anni 90, hanno cominciato a diffondere questa pratica, la consulenza filosofica, che è il nostro oggetto sociale. In Italia siamo arrivati un po' più tardi, però abbiamo recuperato, diciamo, il terreno perduto. Ricordo, nel 1999 venne costituita un'associazione italiana di counseling filosofico, no? Che però ha avuto durata breve perché si è capito subito che il counseling è una particolare pratica con forti affinità col mondo della psicologia, mentre la consulenza filosofica, in senso stretto, seguendo la tradizione di Achenbach, quindi diciamo, di questo maestro tedesco, come dire, ha una sua specificità che spero in qualche modo molto brevemente cercheremo di illustrare, e specificità che ha fatto sì che alcuni componenti di questa prima associazione, diciamo così, del 99 si ricostituissero in Phronesis, dando vita nel 2003, per questo celebriamo il ventennale, a Phronesis, associazione italiana per la consulenza filosofica, che è un termine a lungo discusso, insomma, su cui si è a lungo riflettuto, che cerca di tradurre il concetto tedesco di philosophische Praxis, pratica filosofica però al singolare, no? Che coinvolge, ma forse ne parleremo, un filosofo consulente e uno o più, ma prevalentemente un consultante o ospite, come lo chiamava Achenbach. Questa specifica, diciamo, come dire, attività ha in Phronesis, diciamo così, il suo battesimo, se per così dire, italiano nel 2003. Mi sono riletto anche per questo incontro di stasera, i primi incontri, le prime riunioni dell'allora consiglio direttivo, di cui faceva parte Umberto Galimberti, che sicuramente molti di noi e di voi conoscono, Andrea Poma, docente universitario di Torino, Neri Pollastri, insomma, che è il primo consulente filosofico italiano, diciamo, di questa tradizione, quantomeno, e altri, insomma, Alessandro Volpone, altri ancora. Quindi è nata questa associazione. Norma e io
ci siamo avvicinati anche alcuni dei presenti, ma po pochi, no? Dei presenti nel 2005, credo, mi sono rieletto anche il consiglio direttivo in cui venivo accolto come socio, tra i primissimi, ma dopo 2 anni dalla fondazione, e poi via via l'associazione è proseguita a fine giorni nostri, insomma, e siamo contenti di poter celebrare questo ventennale. Okay. C'è stato breve, più di 2 minuti e mezzo, ma breve. Allora, intanto, prima di farti la seconda domanda, mi fa piacere salutare, perché prima non erano collegate, le colleghe del nostro consiglio direttivo che ci hanno supportato appunto nelle iniziative che stiamo facendo per il ventennale, quindi Annalisa De Carli, Teresa Cimò e Stefania Bernabeo. E quindi, giusto perché così il direttivo è al completo e stiamo lavorando insieme a una squadra che sta cercando di rilanciare molto la professione, la promozione della nostra della conoscenza filosofica, e quindi mi fa piacere citare anche le colleghe. E ancora più breve della storia, quindi poi quelle domande Sì, più impegnative te le che faccio. lo Ancora so, più questo breve, facciamo anche una carrellata, perché Phronesis è un'associazione che ha anche, come dire, prodotto tanti testi, ha fatto tanta ricerca, e quindi siamo sì professionisti nel campo, quindi nella pratica, però possiamo vantare una bibliografia proprio targata Phronesis, non indifferente, e che quindi, tra l'altro, avevo visto anche, adesso non lo il vedo nostro più, ma ci direttore, sono sì. anche i direttori della nostra rivista, e quindi saluto anche loro e li ringrazio per essere qui stasera. Quindi Saverio Adotta, Antonio Carnicella, la nostra è una rivista, un semestrale, dico un attimo, è scaricabile anche dal nostro sito, ci sono dei contributi anche interessanti, quindi mi fa piacere anche avere questa rappresentanza, ecco, dell'associazione, quindi ti chiederei Sì, anche io di beh, dire no, due ma ha già parole. detto l'essenziale. Abbiamo una rivista storica che nasce insieme con l'associazione nel 2003. Se guardate i numeri, ha proprio questa datazione. È scaricabile online. Abbiamo fatto anche alcuni numeri cartacei, ma comunque è disponibile per tutti. Ed è un nostro vanto perché siamo certamente professionisti, ma professionisti ricercatori. Proprio è una caratteristica della nostra associazione che i professionisti, oltre che dover mantenere una qualificazione grazie alla formazione continua che abbiamo anche recentemente rinnovato, quindi un'attività di confronto reciproco molto importante perché, come forse diremo, la nostra attività è un'attività anche in cui ciascuno ha uno stile anche diverso dall'altro, non c'è un metodo rigido, ma ci si arricchisce reciprocamente attraverso il confronto. Quindi la ricerca scientifica e l'esperienza contaminandosi in un circolo virtuoso, sono per noi fondamentali. La rivista, appunto, Norma ha ricordato i datori direttori, Vera o Saverio Adotta e Antonio Carnicella qui presenti, e dall'epoca in cui è stata fondata l'associazione ha avuto un ruolo importante, e anche una serie di pubblicazioni che abbiamo fatto per la casa editrice Liguori, una collana, adesso non cito tutti i titoli, ma insomma in cui abbiamo messo a confronto la nostra attività, la nostra pratica filosofica con altre discipline così più o meno affini, da quelle psicoterapeutiche, a quelle della direzione spirituale, alla filosofia intesa nell'ambito politico, alla educazione, alla pedagogia, insomma una serie di testi in cui ci siamo confrontati. In generale, tutti ci riconoscono, compresi coloro che sono un po' allontanati dall'associazione, questa forte componente di ricerca di carattere scientifico, no? Che ha anche avvicinato nuovi, recenti, diciamo, persone che vogliono formarsi con noi, alcuni ne vedo qui presenti, li saluto anche io volentieri. Quindi c'è questa componente scientifica di ricerca che è anche uno degli asset, per così dire, della nostra associazione. Bene, a questo punto entrare nel vivo Sì. delle domande non programmate, Ecco. quindi questo era quello che avevamo programmato, e quindi così per la parresia che contraddistingue la filosofia. Tutti si aspettano che potrei chiederti che cos'è la consulenza filosofica, invece no. Invece no, cosa mi chiederà? No, ma E adesso invece no, lo scoprirò vedendo, anch'io. dato che vedo tanti volti nuovi e persone appunto che non sono della nostra associazione, io ti farei la domanda che spesso ci fanno anche pubblicamente, no? Perché? Perché andare da un consulente filosofico? Cioè, chi si rivolge al consulente filosofico? Più che dire che cos'è? Sì, in effetti mi costringe a cambiare un po' quello che avevo pensato.
La domanda non è banale, non è semplice. Io direi questo, insomma, almeno per la mia esperienza, poi insomma, penso che tu possa condividerla. È chiaro che il consulente filosofico è una figura che non è molto conosciuta, no? Per cui uno di solito che ha qualche tipo di problema si rivolge allo psicoterapeuta, al direttore spirituale, all'amico, a un medico, un medico di famiglia e tanti altri interlocutori possibili. Diciamo che in realtà, prima di qualsiasi altro interlocutore esperto, bisognerebbe capire ma qual è effettivamente il mio problema, di che cosa io ho realmente bisogno. Ora, noi siamo tutti esseri pensanti, no? Io direi. Quindi, anche nel linguaggio comune, uno dice a volte: in questo momento ho dei pensieri, no? Per dire ho delle preoccupazioni. Oppure, quando uno commette un errore, dice magari: io ho questa cosa, non ci avevo pensato, questa cosa qua, ho sbagliato perché non ci avevo pensato. Allora, prima di commettere errori, io direi, no? Prima di qualunque altro tipo di interlocuzione, dobbiamo essere esercitati, cosa che non facciamo da, oso dire, da millenni, ma da millenni, possiamo dire, dobbiamo essere esercitati a pensare bene, perché è la prima cosa che noi facciamo fin da bambini, appena nasciamo, no? Appena cominciamo a parlare, pensiamo bene, qui abbiamo mia moglie, cioè, il matrimonio funziona, non funziona, ci sono dei problemi, cos'è che va, che cos'è che non va, pensiamoci prima di qualsiasi altra cosa, no? Allora, quando una persona ha qualche dubbio, perplessità, difficoltà, prima ancora di dire vado allo psicoterapeuta, al mediatore familiare, dal consulente finanziario, dal dottore, medico di medicina generale, devo essere aiutato a pensare meglio alla mia condizione. Quindi io direi che non c'è un particolare tipo di problema che la consulenza filosofica debba trattare rispetto ad altri, no? Qualunque disagio, qualunque situazione di difficoltà dovrebbe richiedere come quasi passaggio preliminare il confronto, secondo me, col consulente filosofico. Almeno nella mia esperienza questo è importante. A volte succede il contrario, lo sappiamo, no? A volte persone che sono rivolte ad altre agenzie, psicoterapeutiche, religiose, d'altro tipo, non soddisfatte, alla fine di un percorso non soddisfacente si rivolgono al consulente filosofico, no? E questo va benissimo. Però io penso che il consulente filosofico deve essere il primo interlocutore di un percorso in cui uno comincia a, diciamo, cercare di chiarirsi che cos'è che non funziona nella sua vita, no? E secondo me questo sarebbe una buona idea. Allora, sicuramente lo descrivo un po' come l'anticamera, no? Di un altro professionista, se capisco bene cosa stai dicendo. Però per essere ancora un po' più precisi, ti chiederei di essere ancora più preciso per chi è la prima volta che sta sentendo parlare di consulenza filosofica. Riusciamo a fare qualche esempio? Perché dire tutto No, sembra un po'. certo, beh, no, ma lo sa meglio di me. Poi, peraltro, diciamo che io presiedo indegnamente questa associazione, avendo tante altre competenze, diciamo così, no, ma viceversa, per fare un esempio, ma ce ne sono molti altri qui presenti, no? Ha uno studio professionale, esiste attività a pieno regime, quindi anche ha moltissimi più interlocutori, consultanti, ospiti, come diciamo, di me. Prendendo anche esempio il suo, ma anche quello che posso dire io, diciamo che anche in base ai casi che vengono discussi nella nostra associazione, no? Dei nostri colleghi, cosa possiamo dire? Possiamo dire che la maggior parte dei bisogni cosiddetti, no? Che noi cerchiamo di bonificare e o soddisfare, cioè di cui cerchiamo di venire a capo, sono bisogni che vengono da situazioni di crisi, no? Di conflitto interno, per esempio, dicevamo prima, rapporto di coppia, oppure conflitto genitori-figli, oppure una scelta di un lavoro. In generale, in tutti questi ambiti, oggi si fa un gran parlare, anche l'Unione Europea, no, finanzia progetti di cosiddetto orientamento, orientamento scolastico, orientamento professionale. A volte questo tipo di progetti sono appaltati dai nostri colleghi psicologi. Benissimo, perché ci sono aspetti in cui magari anche l'elemento psicologico ha una rilevanza, però l'orientamento, diciamo l'orientamento esistenziale, le scelte di fondo in campo matrimoniale, in campo lavorativo, nel campo diciamo di una scelta anche di vita, no? La scelta di abbandonare un certo tipo di esperienza di vita per scegliere una radicalmente diversa, anche in campo politico, una crisi anche di carattere religioso, no? In cui uno vuole capire cosa veramente pensa senza farsi condizionare dalla rappresentante di una certa, diciamo, orientamento religioso. Ecco, in tutti questi casi la consulenza filosofica si è rivelata concretamente efficace, no? Quindi problematiche legate alle proprie condizioni di vita quotidiana, no? Per rubare un termine caro al nostro socio qui presente, Stefano Zampieri, la vita quotidiana può
presentare difficoltà rispetto a cui a volte non si sa a chi rivolgersi, e ecco, il consulente filosofico può essere un interlocutore per questo tipo di problematiche. Beh, tu parli di efficacia, no? Sì. Hai parlato di conflitti, orientamento, crisi, ma come la consulenza filosofica agisce? Come interroga questi bisogni, questi conflitti, questi orientamenti per raggiungere quell'efficacia di cui tu parli? Allora, È un problem solving, è no. un che ti aiuto. Allora qui io devo dire una cosa forse provocatoria, no? Spero di non scandalizzare nessuno. La consulenza filosofica ha un nome un po' strano, consulenza filosofica, ce n'avevo prima, è stata una scelta anche discussa, ma in realtà quello che noi facciamo non è qualcosa che richiede un metodo particolare, una strategia. Quello che noi facciamo è fare filosofia. Uno dice, vabbè, ma c'è il professore di filosofia, c'è l'insegnante docente accademico, ci sono tanti libri di filosofia. Sì, ma non si fa filosofia. Io ho anche un secondo mestiere, o primo mestiere, qualcuno lo sa, insegno filosofia a scuola, ma lì non è quello che faccio come consulente filosofico. Ci sono illustri personaggi, anche a volte noti per gli interventi televisivi, che fanno filosofia a livello universitario o scrivono anche libri di filosofia, ma non fanno filosofia nel senso antico della parola. Ora, in cosa consiste la rivoluzione di Achenbach, no? Che noi cerchiamo in qualche modo di seguire, di approfondire? Cosa fa? Ricomincia dopo 2000 anni a fare filosofia, cioè incontra il proprio interlocutore, il proprio ospite, e comincia a chiedergli, secondo te, che cos'è l'amicizia, nella tua esperienza di vita, che cos'è l'amore? Che cos'è la giustizia? Ma non così in astratto. Tu hai vissuto un dramma, no? Hai rotto con l'amore della tua vita. Cosa ha significato per te questo amore? Perché per te questo è fonte, faccio esempi anche concreti di casi che hai avuto, perché questa cosa non ha significato più nulla per te? Ma che cos'è per te l'amicizia? Cos'è l'amore? Cos'è la verità? Perché ti stai nascondendo a te stesso, per esempio, no? Tutte queste tematiche non sono altro che quelle che venivano fuori nel dialogo tra Socrate e i suoi interlocutori. Ora, sembra strano dire una cosa così, ma come? Si è fatta filosofia per migliaia di anni, la si studia a scuola? Sì, ma che filosofia si è fatta? E in realtà Platone, che insomma nessuno può negare che sia forse l'iniziatore di questa modalità della cultura, cioè la filosofia, insieme con Socrate, insomma, ci dice che la filosofia è dialogo. È dialogo. Ora, Platone autorizza, diciamo, i filosofi moderni, a partire da Cartesio, a pensare, a scrivere libri, perché dice che può essere anche dialogo dell'anima con se stessa. Però io direi, con una battuta del nostro tempo, ti piace vincere facile, nel senso che se io mi metto lì a meditare sulla mia vita da solo, no? Dico, ma ho fatto bene a sposare Norma, ho fatto bene a fare questa scelta di vita, mi faccio le domande e mi do anche le risposte. Sì, però nessuno mi mette in questione. Certo, grandi filosofi, Nietzsche, Pascal, sono riusciti a mettersi in discussione da soli, però non è così semplice, no? Allora, l'antica tradizione filosofica cosa ci dice? Tu vivi. Hai dei pensieri? Hai delle preoccupazioni? Allora non fuggire, no? Scappare da quelle tue problematiche, magari rifugiandoti dal terapeuta, no? La famosa critica di alcuni del paradigma terapeutico. No, fai i conti con la tua anima, metti in luce le tue contraddizioni, le contraddizioni della tua visione del mondo. Chi è che ti aiuta a fare luce sulla tua anima senza farti sconti, senza lasciare che tu scappi dal tuo, quello che gli antichi chiamavano logos? Chi è che ti aiuta a fare i conti con te stesso? Una persona formata che innanzitutto ha fatto i conti con se stesso, perché noi dobbiamo, lo sanno i nostri colleghi soci, svolgere consulenze didattiche, svolgere un'attività di autoconsulenza, diciamo con l'aiuto di un esperto, e che avendo in qualche modo fatto esperienza su di sé, ti aiuta a mettere in luce la tua visione del mondo, a capire veramente quello che tu desideri, a capire quali sono i tuoi veri bisogni, e se ci si rende conto che, ad esempio, ci sono bisogni talmente incestati rispetto ai quali, per esempio, la pratica filosofica si rivela il proprio limite, allora in questo caso la persona può comprendere che può essere necessario l'intervento dello psicoterapeuta, ma senz'altro. Però prima fai i conti con te stesso, con quello che tu sai di te stesso o credi di te stesso. Il consulente ti aiuta sotto questo profilo, no? Per cui secondo me questa è la chiave, diciamo, della nostra attività professionale. Quindi lo strumento proprio del È la filosofo, filosofia, sì, nient'altro.
Scusa l'entusiasmo che mi ha preso. Pathos. No, lo dico perché ci sono alcuni che si sforzano di trovare il metodo della consulenza filosofica, la specificità, le varie fasi. Ognuno di noi ha il proprio stile e l'esperienza ci suggerisce una serie di strategie. Non è che siamo, come dire, improvvisati. Abbiamo tutti quanti un'esperienza, però non c'è un metodo caratterizzante che non sia quello dell'esercizio del pensiero e del dialogo, secondo un magistero, se vogliamo dire così, millenario, no? Il nostro metodo sono i dialoghi di Platone, lì abbiamo la fonte, no? Della nostra, diciamo, fondamentale capacità di interazione. Poi ognuno di noi ha le sue competenze, ha studiato Wittgenstein, altri autori, altri modelli e mette in gioco tutto quello che lui ha. Però l'importante, e la cosa che forse non è stata abbastanza sottolineata, è che noi mettiamo in gioco noi stessi e la nostra umanità. Non ci mettiamo un camice, un abito professionale. Svolgiamo un'attività totalmente professionale, che deve essere riconosciuta come tale, ma mettiamo in gioco la nostra umanità, la nostra identità. Sì, sicuramente questa è una delle peculiarità della consulenza filosofica che tante volte registrano anche i miei ospiti, no? Che come tu dicevi hanno fatto altri approcci. Il fatto della messa in gioco del consulente rispetto ad altre professioni è una cosa che il mio stesso ospite tante volte mi fa notare. Però dici, da fare filosofia, mettersi in discussione, ma ti senti di delineare anche alcuni strumenti? Cioè noi filosofi pratici abbiamo degli strumenti per poter metterci a servizio, a supporto degli altri, perché fino a 20 anni fa, 18 anni fa, si pensava che lo sbocco professionale per un laureato in filosofia fosse solo insegnare storia e filosofia nei licei, nelle scuole. Quindi di fatto l'università non ti, come dire, educa, non ti istruisce, non ti dà degli strumenti per poterti mettere a servizio degli altri. Cosa pensi di poter dire a questo? È vero, la formazione della filosofia, scusate, della filosofia come viene insegnata oggi, sicuramente ha carattere fondamentalmente culturale, o anche presenta a volte, per chi ha studiato in certi ambiti, anche delle raffinatezze sotto profilo logico, no? Cioè ci forma anche sul profilo di una certa rigore, sul profilo razionale. Non ci mette però in gioco a livello esistenziale, se così posso dire, no? Quindi è un percorso in cui abbiamo più volte nella nostra associazione evocato la socratica maieutica, no? È un percorso di conoscenza di se stessi, no? Che poi è quello che proponiamo. Tra l'altro abbiamo prima parlato di problemi, no? Ma non è che uno deve per forza avere un problema per esercitare la filosofia o trovare vantaggioso rivolgersi a un consulente filosofico. Prima che agli altri, un lavoro che dobbiamo fare su noi stessi, i nostri soci in formazione che hanno appena iniziato, alcuni sono qui presenti, lo sanno, noi mettiamo in campo un percorso formativo che aiuta il futuro professionista a fare i conti con se stesso, a giocare, se così posso dire, la filosofia nella chiave esistenziale come noi riteniamo venisse praticata nella tradizione antica. Oppure anche Achenbach cita diciamo, alcuni filosofi del mondo moderno contemporaneo che però non sono accademici, Nietzsche, Pascal, figure marginali, no, del mondo della filosofia contemporanea, no? A volte sono poeti, intellettuali, vedo qui il collega Enrico Petris, mi viene in mente Pasolini, un personaggio che non ha niente a che fare con la filosofia, ma che sicuramente ha pensato più di tanti cosiddetti filosofi, no? Quindi cosa volevo dire? Diciamo che è un percorso che non è quello accademico tradizionale, no? E che qualifica, perché noi siamo molto attenti a questa dimensione, il consulente filosofico, che deve avere una qualificazione, no? Non può essere semplicemente uno che ha studiato e ha fatto l'esame all'università, no, questo è un rischio, no? Che uno si creda filosofo perché è semplicemente uno che ha studiato, no, deve avere fatto un lavoro su di sé e un lavoro che lo rende, lo abilita al confronto con le problematiche, a volte anche molto dolorose, dell'altro, no? E Okay. questo Sì, questo mettersi in discussione è una cosa a cui noi frenetici teniamo tanto e quindi facciamo degli incontri di formazione continua, appunto. Però, dato che tu hai ripetuto più volte, adesso la domanda nasce spontanea, hai ecco. ripetuto più volte mettersi in discussione, fare i conti con se stesso, ma te 18 anni fa, cosa ti ha spinto a, tu da insegnante, quindi che avevi comunque preso un tuo percorso anche professionale già abbastanza, come dire, consolidato e quindi nella scuola, a intraprendere un percorso di formazione come consulente filosofico?
Ecco, sì, rovescia, sì, mi metto in No, non discussione. rovesciare, No, rispondimi. no, no, sì, no, rovescio la prospettiva, ma rispondo. Mi metto in difficoltà questa donna. Allora, sì, dunque, la questione è questa. Io da bambino, ecco, risalgo a quando avevo 6-7 anni, con mio padre andavo qui, noi abitiamo in Friuli, io abito a nord di origine siciliana, andavamo in Friuli con il nostro cane e mio padre a un certo punto mi diceva, lui era agnostico, non era credente, ma non era neanche ateo, mi diceva, ma senti un po', io bambino che giocavo così, ma secondo te cosa c'è dopo la morte? Che ne so, boh. Oppure mi chiedeva, non so, ma c'è un Dio, non c'è un Dio, ma come mai? Mi faceva delle domande a me, bambini, cioè, ma che ne so, che ti devo dire? Mi metteva un po' in difficoltà perché effettivamente lui non sapeva, sapeva di non sapere, cioè il mio primo Socrate è stato mio padre. Io mi sono iscritto a filosofia convinto che avrei potuto continuare a svolgere un'attività di ricerca su nozioni banali, ma il fatto che esista Dio oppure no non è del tutto indifferente, eh? Perché io posso impostare la mia vita in un modo o un altro a seconda che esista oppure no, a seconda che sia il Dio cattolico o un altro, no, cosa c'è nella vita dopo la morte? Non è una cosa del tutto indifferente, oppure anche se il mondo è tutto meccanico e casuale o c'è un qualche tipo di ordine, tutte queste cose molto filosofiche, però possono incidere sulla mia vita quotidiana a seconda delle risposte che do. E io ero convinto, beh, studio filosofia e vado a cercare, ho scoperto che devo leggermi volumi alti così per poter insegnare varie teorie, nessuna dimostrata e tutte molto astratte, no? E non ho trovato quello che era il pane per i miei denti. A quel punto ho pensato, ma allora forse non era esattamente questo che cercavo. Io ho fatto, posso confessarlo, anni di psicoanalisi lacaniana, perché diciamo, la psicoanalisi lacaniana ha un'interessante modalità di approccio maieutico, lo dice lo stesso Lacan, all'esistenza, che ha qualche affinità con quello che io cercavo, però è molto collocata in quel tipo di dimensione freudiana, presuppone tante robe che io magari potrei anche non accettare. Insomma, per farla breve, la consulenza filosofica, a differenza di qualunque altro approccio psicanalitico di altro genere, non ha tutti quei presupposti che uno deve per forza accettare, è libera, come la filosofia, non ha presupposti, ma è radicale perché si interroga su tutto, da zero. E qui spesso io scherzo con i miei colleghi anche accademici, no? Perché in accademia si parla di Deleuze, Derrida, il poststrutturalismo francese, la questione della scrittura. Ma le persone che ti vengono nello studio, no? Ma può testimoniare meglio di me perché lei lo studio, io no, si pongono problemi molto più semplici, no? Cioè proprio, ma cosa è giusto che io faccia con mio figlio? Devo punirlo per quello che ha fatto? Devo perdonarlo? E qui magari per dire Sant'Agostino o un classico un po' più banale per noi raffinati filosofi postmoderni, ma fa molto più gioco, no? Che si tratta di capire se il perdono è prevalente rispetto alla sanzione, alla punizione, no? Cioè, certe cose raffinate nel nostro tempo che interessano alcuni intellettuali non sono necessariamente ciò che noi, di cui abbiamo bisogno quando dobbiamo confrontarci con le reali problematiche delle persone. Quindi io sono grato, non vorrei sembrare, come dire, irriconoscente al percorso universitario, accademico che ho svolto, ma devo, ritengo importante giocarlo per riportarlo nell'agorà, nella piazza, con le persone cosiddette comuni che a volte, come sanno molti letterati e poeti, hanno una sapienza anche vissuta superiore a molti intellettuali alla pagina, no? Televisivi o non televisivi, no? Ed è molto interessante confrontarsi con questa saggezza della persona che incontriamo, a volte anche balzana, delirante, gente, no, che però ha delle intuizioni che magari non troviamo in certi testi di filosofia contemporanea, no? Quindi non vado alla critica alla filosofia accademica che ci potrebbe lontano, però diciamo, secondo me questo è il punto. Io ho sempre cercato questo e l'ho trovato in Phronesis, no? Nel mio caso, com'è che fosse anche nel tuo.